Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 22esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, allora, in questa puntata, che penso sia molto corta, e speriamo che venga molto corta, faremo un nuovo oggetto che verrà utilizzata sui binari, quindi verrà utilizzata con la Railcraft. Oggetto molto 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 utile, davvero molto utile, e penso che sarebbe molto utile anche in Minecraft Vanilla, quindi in Minecraft originale senza modpack. Un oggetto semplicissimo da craftare ed è la crowbar. Allora andiamo a cercare subito la crowbar. Eccola qui. Voilà, sembra un petardo, sembra un mini cicciolo, però è un piede di porco o un porco di piede, qualcosa del genere. Allora, il crafting, dicevo, è molto semplice. Sono diventato cinese. Tre lingotti di fello. Vabbè, a parte gli scherzi, scherzi a parte, tre lingotti di ferro e quattro colorante rosa. Allora, abbiamo preso tutto quanto. O tutto quanto è stato preso. Allora, facciamo subito il colorante e i tre lingotti. Ok, quindi fa due coloranti. Io ho convinto che ne facesse uno solo, meglio così. 1, 2, 3 e 4, e mettiamo i tre lingotti di ferro. Ok, ecco qua, abbiamo fatto il nostro mini cicciolo, la nostra crowbar, ed è stato veramente rapido come come crafting, quindi confronto le altre volte che si allungano i video perché manca sempre qualcosa. Questa volta sembra che stia andando bene. E allora, poi dopo, per farvi vedere come funziona, ho deciso di fare un tutt'uno. Volevo fare un video sia per il tunnel bore, che l'ho tolto, e un video sia per i minecart o in generale per tutti i carrelli che ci sono in questo modpack. Però ho deciso di fare tutto in un video, quindi facciamo un altro chest cart. Ci servono 5 di ferro e 8 per la cassa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intanto laggiù c'è un creeper che si fa una passeggiata nel mio pacco giardino, il mio giardino paccoso. E poi ci serve 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, ho sbagliato, è vero. Ok, voilà. Sì, io già stavo facendo tutto all inclusive. Ok, prendiamo tutto ciò che ci serve, quindi i binari, la testa del tunnel bore, il tunnel bore, il chest cart. Ok, abbiamo anche la crowbar. Allora, andiamo subito giù in miniera al volo. Splaff. Poi sto facendo anche dei miglioramenti, ragazzi, che non vi ho fatto vedere in questo video, e non lo so se ve li farò vedere in questo video, ma preferisco farveli vedere nel prossimo almeno. Oh, se ti metti a correre, magari facciamo prima, senza che vai a sbattere con la testa contro le torce, per favore. Ok. Aia. Cioè, mezz'ora del video si passa soltanto nel tragitto per andare da casa in miniera. Allora, quindi scendiamo giù. No, finito il piccone. Vediamo un po' se riesco a farne uno al volo. Proprio uno al volo. Al volo. Sì, dovrei riuscircene a fare. Bastoncini, ragazzi, non ne ho, vero? Ok, non ne ho. One, two. Meno male che ho lasciato una crafting mink qua sotto, una crafting table qua sotto. Allora, un tunnel al volo lo possiamo scavare. Dai, lo scaviamo qua di fianco, ragazzi. Quindi andiamo un po'. Piazziamo una torcia che voi sicuramente vedete scuro. Quindi dobbiamo andare giù di sotto almeno di 3. Ferro! Buono, 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 che non ci serve il ferro. Siamo carenti di ferro, ragazzi. Lo so, me l'ha detto il dottore, però non l'ho voluto ascoltare. Ancora uno.
raccogliamo dopo. Ma ce n'è, bene, bene. Penso che possano bastare. Piazziamo il tunnel borstu. Mettiamoci la sua bella testolina, il carbone e i binari soprattutto, e poi ci schiaffiamo la solita gravel dentro. Facciamogli fare un po' di binari, facciamoli piazzare, e poi dopo posso farvi vedere quello che volevo farvi vedere. Una cosa davvero utile anche sul tunnel bor, che ci evita tutta questa fatica. È già finito. C'è della lava. Perfetto, sono sicuro al 99% che qua ci sia della lava. No, non è qua. Era qua. Perché si è fermata la testa? Non si doveva fermare. C'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Si è bloccata per quale motivo? Vabbè. Allora, innanzitutto con la crowbar possiamo togliere. No. No. No, è un'altra cosa, ok. Avevo letto, se non sbaglio, che si potevano togliere addirittura i carrelli dai binari. Quindi facciamo una bella cosa. Piazziamola verso di qua. Facciamo prima. Facciamo fare un tunnel verso di qua. Sperando che non ci sia della lava anche di qua, poi dopo devo andare a vedere se si trattava di lava o facevi capricci che non c'avevo voglia di scavare oggi. Allora, piazziamo la testa, i binari e il carbone. Mo' sbrigati, mi fa fare brutte figure. Dai! Bene, bene, ci siamo quasi, ancora un passaggio. Ok, facciamone fare ancora uno per essere proprio sicuri. Ok, togliamogli il carbone, così meno si ferma. Si è fermata, perfetto. Allora ragazzi, vi faccio subito vedere la crowbar, l'utilizzo principale, poi ci sono anche degli altri utilizzi. Innanzitutto, come vedete, c'ha una barra sotto, quindi si consuma anche questo, però per il crafting così irrisorio. Non è che ci mettiamo, non è che ci mettiamo a strappare i capelli uno a uno. Allora, cosa fare? Cosa può fare la crowbar? Allora, la crowbar, prendiamo due, facciamo una cosa, prendiamo altri due binari da qui, così almeno prima vi faccio vedere questo. Oh, F1 premuto, ok. La crowbar essenzialmente può servire a fare questo scopo qui. Allora, innanzitutto, se premiamo col tasto destro, spinge i minecart, cosa abbastanza utile, perché se no ce li dobbiamo mettere qua come al solito e ci dobbiamo mettere dietro a spingerli. Ok, fermati lì. Ok, fermati lì. Fermati lì. Ok. Il secondo scopo, che è quello davvero, davvero utile, adesso vediamo se riesco a farlo fare o se... Ok, facciamo entrare un po'. Facciamo entrare questo qua sul binario. Ok. Il secondo scopo utile, che dicevo, è che se noi premiamo col tasto destro e shift sul primo carrello, su un carrello in generale, tac, dice link started. Secondo carrello, shift tasto destro, link created. Significa che questi due minecart da adesso in poi sono uniti. Quindi se io adesso li spingo, teoricamente, ok, vanno assieme, o se li tiro, e posso passare all'interno del... Sì, si può passare, in qualche maniera si può fare perché l'ho fatto. Si può, forse con la crowbar in mano si può passare, se non sbaglio. Comunque c'era il sistema per riuscire a passare in mezzo ai minecart, su. Voilà.
Una volta che sono uniti questi due minecart, ma anche uno, adesso vi faccio vedere la seconda cosa davvero utile, questa volta del tunnel bore. Che se noi, a parte il fatto che comunque con la crowbar possiamo fare treni lunghissimi, quindi non ci sono limiti, e poi con tutti i carrelli che ci possono mettere nella railcraft, che sono davvero vasti e utili, possiamo fare veramente dei treni bellissimi. E invece l'altra cosa che vi posso far vedere con il tunnel bore invece è questo, che se noi linkiamo, aspetta, voglio provare a fare una cosa. Se noi linkiamo i carrelli che abbiamo appena unito al tunnel bore, oh, perché link file, tasto destro, link started, link file, ma mi piglia per il culo, c'è qualcosa che non quadra. Allora, per rompere comunque i legami basta fare sempre shift started e tasto destro su quell'altro. Perfetto. Volevo provare a unire perché questi qua si possono unire al tunnel bore. Quindi, vediamo un pochettino se riusciamo a fare un'unzione. Prendiamo l'olio e cominciamo a bagnarci tutti quanti. Se riesco a fare un'unione da questo carrello al tunnel bore. Allora, shift started. Non so se riesco a fare. Ma forse perché sono lontani, ragazzi. Secondo me è per quello. Dai, vai, vai, su. Entra sul binario. Bene. Vai. No. 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 Vai. Vai, Lazzaro, alzati e cammina. Bene. Ok. Vediamo un po' se riesco a farlo così. Shift started. Created. Ok, quindi dovrebbero essere tutti uniti. Teoricamente, però qua si vede che sono troppo uniti, secondo me. Vabbè, oh, si dice che sono uniti, sono uniti. Perfetto, quindi si possono fare anche. Cos'è sto rumore? Ok, quindi si possono fare anche legami tutti in un colpo. Perfetto, meglio così. E la cosa fantastica, ragazzi, l'unica cosa che adesso non mi piace sono semplicemente questa unione che si è fatta qui. La cosa fantastica è che se noi mettiamo o in una cassa o in un'altra, perché una cassa vale l'altra, collegata al tunnel bore, e ad esempio il carbone, se è collegata giusta a dovere, ecco, non è collegata giusta a dovere, ecco perché erano collegati così. C'è una cosa, facciamo un esperimento uno alla volta, ragazzi, perché sennò. Ok. Colleghiamo una cassa sola al tunnel bore, perfetto. Quindi questo qua lo possiamo rompere. Perfetto. Quindi adesso facciamo le cose per bene. Dicevo, se noi mettiamo il carbone, perché adesso questa qua è collegata definitivamente perché è collegata bene, si può vedere da quando c'è lo spazio. Se colleghiamo il tunnel bore, quindi si può fare un collegamento alla volta adesso, visto che sto facendo un flashback. A questo minecart e si ci mette dentro il carbone. Innanzitutto si è scaricato tutto il carbone e se n'è andato dentro. Possiamo metterci i binari, adesso non so se poteva metterli anche. Vediamo la metà. Se possiamo mettere dentro la cassa. Sì, se li scarica, si scarica tutto quanto. E la cosa bella è che ogni volta che va a scavare si mette in automatico la roba dentro la cassa. Adesso non so se avete visto. Ecco qua. Quindi mano a mano si mette automaticamente la roba dentro la cassa, che è una cosa davvero, 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 davvero molto utile. Ok, adesso l'altra cosa che volevo vedere, se riusciamo a farla, è di unire due casse, perché l'avevo già fatto, solo che non ho capito. Forse si può fare un collegamento alla volta con la crowbar. Allora, piazziamo questo carrello. Shift, tasto destro. Created. Ok, ecco, adesso si sono unite. Allora si vede che si può fare un collegamento alla volta. Sì. Alla vuelta, un collegamento alla vuelta. Non c'entra niente, ragazzi. Questa era una battuta veramente stupida. E la cosa fantastica è che ogni cassa è come se fosse collegata direttamente al tunnel bore. Quindi, se io metto qua il carburante, se lo scarica anche da qua. Però, poi adesso non so in che ordine caricherò le casse. Penso che questa cassa qua, collegata direttamente al tunnel bore, si riempirà prima e poi questa qua successivamente. Possiamo fare dei treni davvero lunghi. Intanto mi suona il telefono, lo chiudo. Via, ciao. E niente ragazzi, dai, per questa puntata sembra che abbiamo fatto
abbastanza perché è davvero utile. Se vi è piaciuto il video, anche se è stato un po' confuso, mi raccomando, mettete mi piace al video, perché più mi piace mettete e più mi invogliate a fare altri video e a migliorarli sempre più. Intanto il tunnel board lì sta andando avanti. E mi raccomando, se vi piace e volete seguire anche diciamo la serie, iscrivetevi al canale che è ancora meglio, dicevo, e se non vi piace, mi raccomando, non occorre mettere non mi piace. Ok ragazzi, da Mr. Tyke è tutto e ciao a tutti!